Noi attendiamo molte, molte decine di migliaia di persone a Roma. Abbiamo ottenuto addirittura la caratterizzazione di grande evento, questo per dire che organizzativamente la non piove. Però comunque ci aspettiamo decine di migliaia di persone e con una composizione, come già dicevano chi ha parlato prima di me, che vanno dai portatori d'handicap ai bambini, agli insegnanti, ovviamente ai rappresentanti degli operai e delle operaie in lotta, ai precari, agli studenti, agli insegnanti. Le polizie e le forze dell'ordine sono assolutamente consapevoli che questa è una manifestazione molto importante, radicale nei contenuti ma pacifica nelle sue forme di manifestazione. Noi la protezione ce la daremo da solo attraverso anche dei gruppi di autotutela del corteo. Quindi la polizia nel corteo non entrerà sicuramente e noi arriveremo a Piazza San Giovanni così come è stato concordato con la polizia. Che c'è una manifestazione sociale e politica in piazza per dire che Monti non è la soluzione ma è il problema. D'altronde è evidente a tutti, in questo governo Monti ha aggravato la crisi, la recessione è molto più pesante e sta aggravando il debito pubblico. Il comitato che ha preparato questa manifestazione ha lavorato con grande serietà, non abbiamo avuto nessun problema, ci sarà qualcheduno, qualche faccino rosa e noi li metteremo da un lato, se ci saranno e non ci sarà nessun problema. Non vedo nessun pericolo in questa manifestazione, zero pericolo. Questa manifestazione su cosa punterà? Noi vogliamo semplicemente dare un segnale al Paese che il Paese non vuole più questo governo. Governo a casa, ma con una implicazione importante. Governo a casa insieme a tutti i partiti che lo sostengono.